Subito dopo la distribuzione del primo raggio, nel raggio si sparse la notizia che anche il generale della Rover era morto in seguito alle sevizie. Ma una smentita venne subito dopo: non era morto, era soltanto svenuto per il dolore. E ora stavano aspettando che riprendesse i sensi per ricominciare. Le ore trascorrevano in questa ansietà. Le guardie italiane, sotto il controllo dei tedeschi, non osavano avvicinarsi agli spioncini per dare notizie di cui del resto anch'esse mancavano. Quando la pattuglia volgeva loro le spalle, alzavano gli occhi al cielo come per fare capire ai detenuti che non c'era altro da fare che aspettare rassegnatamente. Quando ormai col sole cominciavano a declinare le speranze di rivedere almeno per quel giorno il generale, i tre inglesi, tornando dal giardino, ne annunciarono l'arrivo a Ceraso, la guardia che richiudeva la porta su di loro. «Eccolo! È massacrato! Eccolo! Eccolo!» ripeterono tutte le pareti del raggio. «È massacrato! È massacrato!» Trascorsero lentissimi alcuni minuti. Tutti gli spioncini delle celle erano popolati da occhi sbarrati. Quegli occhi videro la pattuglia affrettare il passo verso il cancello di fondo, che di lì a poco cominciò a stridere. Il generale sbucò di dietro la statua di San Vittore che si eleva in mezzo alla